Allora, siamo al telefono appunto con Giacomo. Voi avete promosso questa raccolta fondi. Ci spiega un po'? Sì, no, noi come Associazione Culturale Pitagora abbiamo visto il momento particolare, ci siamo, diciamo, riconsultati con i vari soci, abbiamo deciso, dato che non possiamo fare altrimenti, perché vista la situazione non ci possiamo neanche muovere né niente, di fare questa donazione all'ospedale San Donato al fine di far sentire la nostra vicinanza a tutto il personale sanitario che si sta adoperando in questo momento per tutta la collettività aretina, oltre quella aretina anche quella, diciamo così, nazionale. Dunque, per lo sforzo che stanno facendo, ci sembrava importante far sentire anche la nostra vicinanza, ecco. Quanto avete raccolto? Ma allora noi ci stiamo muovendo in due direzioni. Per ora l'ospedale San Donato abbiamo fatto questa donazione di 500 euro, poi ci stiamo muovendo per le mascherine. E ancora abbiamo già trovato la ditta e ci stiamo muovendo per fornire una fornitura anche di mascherine, però non so se dopo quella la invieremo al San Donato o a un altro ente privato dove ci stanno delle persone. Avevamo pensato ad Agazzi, però ancora stiamo cercando di capire un attimino come poter gestire questa questione, perché non è facile neanche avere. Abbiamo già trovato l'azienda, ma non è facile spedire, ecco, la situazione è un po' questa qui, un po' paradossale, ma vista la situazione, il momento è questo qui, ecco. Bene, e questa la raccolta fondi è già conclusa, quindi. Sì, abbiamo già inviato tutto quanto all'USL, stiamo continuando, la stiamo promuovendo anche personalmente, ognuno, siamo tutti associati su Facebook per far continuare questa raccolta fondi, perché nel piccolo ho visto tante persone che si stanno dando da fare per aiutare l'ospedale San Donato, tanti imprenditori. Noi siamo una piccola associazione, ci sono degli artigiani, dei liberi professionisti, ci sono dei piccoli imprenditori, ma stiamo cercando tutti insieme di, diciamo così, di contagiare tutti quanti, ecco, di poter fare qualcosa per la nostra città, ecco. Senta, dove vi possono trovare? Allora, ricordiamo i canali social. Ma noi allora a livello vabbè, abbiamo un'email nella nostra sede lì in Piazza San Michele numero 6, la nostra sede dell'associazione, però ecco, principalmente la nostra associazione filantropica, più che altro ecco, stiamo attivando ora una pagina Facebook per promuovere questo discorso di questa donazione. Molto viene personalmente dai soci che divulgono ai propri amici la questione, inoltre anche per fare una raccolta, indicando anche l'IBAN dell'ospedale San Donato, ecco. Perfetto, allora noi vi ringraziamo intanto insomma, per quello che avete fatto e per quello che farete. Buona permanenza in casa, dobbiamo dire così, eh? Grazie, grazie a tutti quanti e spero che finisca il più possibile.